Ciao a tutte, oggi vi parlo de... anzi, cucù, perché c'è gente che poi mi chiede perché non faccio cucù. La risposta al perché non faccio cucù è facile. Quando non faccio cucù significa che mi si sono scaricate le batterie e quindi non posso fare cucù, cucù, cucù. In realtà cucù è un modo di salutarsi quando si arriva delle persone francesi, è tutto qua. E dicevo, in questo video vi parlo del Kajal Lakshmi non colorato, ossia quello che si chiama Call Man Cold. Ve lo faccio vedere, io ne ho comprati due finora, ossia ne ho finito quasi interamente uno e poi ne ho ricomprato un altro, l'ho comprato a novembre. Il Kajal Lakshmi è fatto così, Lakshmi, scusate, è fatto così, bisogna dire Lakshmi, è fatto così, qui c'è scritto Call Man Cold, non so, forse riuscite a vedere, spero di sì. E all'interno è fatto così: è un kajal relativamente piccolo, è un tubettino piccino, molto molto più piccolo di un tradizionale burro cacao. Me lo metto vicino al viso per farvi vedere quanto è piccino. E lascia una scia trasparente, lascia una scia trasparente grigio fumo, leggermente grigio fumo, ma veramente molto molto leggera. Come ho detto tante volte, questo è un kajal che va usato quando non avete intenzione di truccarvi, perché è inutile applicarlo a trucco ultimato, è inutile applicarlo con occhi che abbiano su del trucco, perché essendo un kajal molto molto pastoso, molto burroso, impastrocchierebbe l'intero trucco che voi avete sugli occhi e non reggerebbe più assolutamente niente. Quindi decisamente sconsigliato per gli occhi che sono già truccati. A proposito di burroso e pastoso, dentro il Kajal Lakshmi c'è del burro, e questo burro, perché siccome vedo in giro su internet persone che molto sospettosamente si chiedono di che tipo di burro si tratti e perché non è specificato all'interno dell'INCI, il burro in questione non è un burro da persone che si fanno da sole i cosmetici, ma è un burro semplicemente da persone che seguono i principi ayurvedici, ossia si tratta di burro ghee. Si può fare una ricerchina, vedere che cos'è il ghee e così eliminiamo tutti i dubbi. A proposito di ricerchina, potete anche digitare nel motore di ricerca di YouTube signorina Rottermeier e poi Kajal Lakshmi. Vi faccio rivedere ancora una volta come si scrive. Si scrive così, Lakshmi. E vi verrà fuori una sfilza di video in cui io vi parlo di questi kajal. Però ripeto, oggi vorrei parlarvi di quello non colorato, di quello che si chiama Call Man Cold. Ed evito qui di stare a parlare di tutti i particolari del perché mi piace questo kajal, perché ne ho già parlato tante volte. Dirò soprattutto e semplicemente che io uso questo kajal perché? Prima di tutto perché sebbene il suo colore sia praticamente inesistente, però è sufficiente. Quel po' di grigio fumo è sufficiente ad intensificare le ciglia, otticamente chiaramente, è sufficiente ad intensificare l'impressione che le ciglia siano più folte all'attaccatura. E poi uso questo kajal anche per un'altra cosa, ossia lo passo anche su tutta la lunghezza delle ciglia perché le irrigidisce, le manda verso l'alto e le lucida, e quindi l'effetto è molto carino. Io in questo momento ce l'ho già sulle ciglia, però vi faccio rivedere l'applicazione. Ce l'ho già sulle ciglia perché ce l'avevo durante la giornata e vi faccio rivedere però l'applicazione perché ho aggiunto un qualcosa di nuovo. Questo è il secondo tubetto del mio Kajal Lakshmi, però vi faccio vedere com'era diventato il primo tubetto che ho conservato. Il primo tubetto era diventato veramente tutto spuntato, vedete qui dentro, e io per molto tempo avevo provato ad applicare comunque il Kajal con un pennellino da eyeliner, con un cotton fioc, però nessuno di questi, di questi aiutanti da Kajal Lakshmi mi aveva soddisfatto, l'applicazione risultava molto imprecisa. Allora, l'altro giorno non ho smesso di pensarci a trovare una soluzione, sono passati mesi e mesi. Alla fine, l'altro giorno ero al DM per comprare la carta igienica e mi sono imbattuta nel reparto dentifrici in questo pacchettino di cosine. Questi sono spazzolini per pulire i denti. Per pulire i denti molto in profondità e per pulire i denti con precisione. Sono spazzolini piccini piccini, questa è una confezione da 6 ed è costata 2,40 euro, qualcosa di questo genere. Mi piacciono molto perché sono spazzolini che hanno un coperchietto, come potete vedere, un coperchiettino di plastica che si può mettere qui dentro e fa diventare l'impugnatura leggermente più lunga, e questa è anche una cosa positiva. Lo spazzolino è fatto in questa maniera. È uno spazzolino, lo metto vicino all'occhio, veramente veramente minuscolo, piccolo piccolo piccolo.
piccolo piccolo. E che cosa ci faccio con questo spazzolino? Ora vedrete. Eventualmente si può anche piegare lo spazzolino perché è flessibile. Infatti oggi lo usiamo, lo uso davanti a voi piegato. Però prima di usare lo spazzolino, piego velocemente le ciglia perché è così che faccio quando utilizzo il Kajal Lakshmi. Ossia, prima di tutto piego le ciglia e qui userò un Kajal e un Kajal. Qui userò un piegaciglia così, a cui sono affezionata perché è un piegaciglia che compare più di una volta nei miei video vecchi. È un piegaciglia della H&M, è un piegaciglia che ormai è andato in pensione, però ce l'ho ancora. Mi piace usarlo qui nei video. E allora piego le ciglia. Una ciglia, una ciglia, no, un occhio, meglio. Così. E un altro occhio. Così. Dopo aver piegato le ciglia, prendo lo spazzolino e per aiutarmi, per preparare le ciglia all'applicazione, le separo e le pettino verso l'alto con lo spazzolino, il che permette chiaramente un'applicazione un po' più mirata e più precisa. Così. E poi lo spazzolino dall'altro lato. Vedete già che la zona intorno agli occhi è già luminosa e c'è una specie di scia un pochino color fumo. E quello è il Kajal che si è distribuito durante la giornata tutto intorno all'occhio ed è questo appunto il compito del Kajal, cioè non è che il Kajal non tiene, ma è proprio questo quello che deve fare, sempre secondo la tradizione ayurvedica. Allora, come uso questo spazzolino? Chiaramente, dopo che avete usato il piegaciglia, piccolissima norma igienica, con un fazzolettino lo pulite perché si tratta comunque sempre di una cosa che è bene fare, così per non rimettervi il grasso della palpebra sull'occhio nella volta successiva in cui userete il piegaciglia. E questo era così, giusto per ricordare le norme basilari. Poi prendo lo spazzolino e intingo la punta leggermente. Chiaramente qui il prodotto è molto soffice, molto morbido perché appunto dicevamo è fatto di burri, di burro e quindi bisogna andarci molto piano. Intingo leggermente la parte della punta e con la parte della punta faccio una base all'attaccatura delle ciglia, ossia faccio così, concentrandomi sull'attaccatura delle ciglia. E vedete cosa sto facendo? Dall'esterno sto andando verso l'interno e verso sotto, ma solo un pochino in questa fase. Faccio la stessa cosa anche nella parte superiore delle ciglia per cercare di depositare un po' di prodotto appunto all'attaccatura delle ciglia. Spero che riusciate a vedere. Poi rintingo di nuovo lo spazzolino, però questa volta lo rintingo in orizzontale in modo che si depositi più prodotto su tutta la lunghezza dello spazzolino. E mi raccomando, questa operazione va fatta con estrema leggerezza della mano perché non c'è bisogno di impastrocchiare tutto lo spazzolino, altrimenti poi si impastrocchierebbe anche tutto l'occhio. Poi riprendo lo spazzolino e questa volta vado con più decisione sulla lunghezza delle ciglia. Così, e poi faccio la stessa cosa anche sopra. A fine applicazione posso chiudere l'occhio e ripassare con più precisione, in modo da arrivare fino alla fine, così. Ecco qua. Poi rifaccio la stessa cosa, ossia prima la punta, così. Rifaccio la stessa cosa per l'altro occhio. Poi di nuovo rintingo, questa volta nella orizzontalità dello spazzolino, è sempre senza andarci troppo pesante con la manina. E
poi applico su tutta la lunghezza. Volendo questi spazzolini per pulire i denti si possono usare chiaramente anche per applicare il mascara sulle ciglia inferiori. Io non l'ho mai fatto, però volendo si può fare. Questi spazzolini sono ottimi perché prendono veramente tutte le ciglia. Così. Tra l'altro, mi stavo dimenticando di dire, la misura degli spazzolini che ho io è 2,5-4,5, 2,5 mm e 4,5 perché vedete sono spazzolini a cono, ossia qui alla base sono più larghi e poi in punta sono più stretti. E poi niente, poi rimetto dritto lo spazzolino. Lo pulisco, gli do una pulitina sommaria di nuovo con il fazzolettino. Così, prima tiro, poi giro e la pulitina viene abbastanza bene. E guardate quanto kajal c'è sul fazzolettino. E poi richiudo il mio spazzolino, rimetto il coperchietto allo spazzolino e basta, niente, il risultato sono delle ciglia che sono delle ciglia piuttosto con un effetto ottico piuttosto lungo, sono delle ciglia protette dalle intemperie perché il burro le avvolge. Io tra l'altro ho le lenti a contatto, i Kajal Lakshmi non mi hanno mai assolutamente dato fastidio, però dipende anche dalla quantità che se ne preleva per l'applicazione, perché chiaramente mettendone troppo, un po' di prodotto può finire nell'occhio e se finisce nell'occhio e se tocca la lente a contatto, chiaramente un prodotto grasso offusca la lente a contatto e voi non ci vedete più, non solo la offusca, ma la impappa anche, per cui diventa meno mobile, meno umida, chiaramente. E in questo caso basta semplicemente rimuovere la lente, sciacquarla con un po' di soluzione salina e tanti saluti e rimettersi la lente a contatto. Queste però sono indicazioni che vi sta dando una persona che con le lenti a contatto non ha mai nella vita avuto problemi. Se invece avete un po' paura, se invece avete un po' l'occhio sensibile, se invece tendete ad avere problemi gravi di lenti a contatto, ecco allora il Kajal Lakshmi non fanno per voi, punto e basta. Detto questo, mi sembra di aver detto tutto. Quello che non ho detto che riguarda i Kajal Lakshmi potete trovarlo negli altri video che io ho fatto sui Kajal Lakshmi e ne parlo in tanti tanti tantissimi video, sia in video monotematici solo sui Kajal Lakshmi e sia in tanti outfit of the day in cui c'è anche il trucco del giorno, il trucco non trucco perché questo non è veramente un trucco, però allo stesso tempo è un trucco nel senso più tradizionale del termine, nel senso questo è un trucchetto, non un trucco, che lascia vedere alle persone che vi guardano una certa intensità dello sguardo che però sembra naturale e invece non è naturale, invece c'è il Kajal Lakshmi, quindi in questo senso un trucchetto più che un trucco. L'ultima cosa che volevo dire è che potete trovare i Kajal Lakshmi da tante parti, su tanti siti internet e in particolare sul sito internet di Eccoverde, è il sito italiano di Eccoverde se abitate in Italia, oppure il sito austriaco di Eccoverde, oppure il sito tedesco di Eccoverde, insomma sui siti di Eccoverde. Il prezzo si aggira tra i 17 e i 20, 21 euro, adesso in questo momento non mi ricordo perché è da tanto tempo che non compro un Kajal Lakshmi, però insomma dipende da sito a sito, dipende da offerta a offerta e quindi insomma bisogna un po' semplicemente guardare con esattezza quanto costa. E niente, questo video è finito, io vi ringrazio per aver guardato fin qui e ciao, basta, ciao, ciao, ciao.